la tua esperienza, quello che hai fatto, i risultati che hai ottenuto e come hai fatto ad ottenerli, in modo che per loro possa essere uno spunto, perché un conto è se lo dico io, un conto è se lo dici tu che l'hai vissuta dalla loro parte 2 anni fa. Allora, io devo dire innanzitutto perché Paolo l'ho mandato un corso, per un'estate lo dovevo tenere impegnato, però non mi andava di mandare sempre soldi cambi, saltano, ballano, poi alla fine non rimane niente, quindi ho detto colgo l'occasione per fare qualcosa bello per lo stesso tempo che si è stupito. E quindi ha iniziato questa avventura. Quando è tornato era completamente cambiato, perché tutto quello che facevo lo facevo in un'ottica diversa, cioè avevo un approccio soprattutto nel fare le cose che era molto più divertente e ricordava più le cose. Quindi a scuola, mentre prima era noioso, dopo si metteva lì e vedevi con gioia le faceva e ricordava le cose più rispetto a prima. E poi ci si divertiva, perché con la conversione fonetica mi diceva ma guarda questa parola lo trasformi in un modo diverso, e quindi attraverso una cosa che apparentemente era pesante, quello di studiare, poi diventava una cosa molto più leggera. Certo che dopo non è che semplicemente avere studiato quelle tecniche, come io si doveva mettere giù a studiare, e con le mappe con Super Brain è vero che aveva imparato le tecniche, però doveva stare lì e comunque allenarsi giorno dopo giorno. Però è stata un'avventura che, cioè, provare per credere, perché trasforma completamente. Ecco, sentite questo, non è che aveva 6 anni, lei aveva fatto il corso e mi diceva posso mandarla, perché anche se è più piccola dell'età, però penso che le possa essere utile. È chiaro che non è che Katrina torna a casa e si mette ad applicare le tecniche, va seguita. Questo è il quaderno delle vacanze, perché allora la premessa è questa, la faccio io prima. Io ho fatto un corso con Matteo, anzi no, 2 corsi con Matteo, perché ne ho fatto uno di memoria e successivamente un ripasso privato con un altro suo ex allievo, e quindi conoscevo Matteo attraverso il passaparola di amici entusiasti, e proprio in quel periodo, era la primavera di 2 anni fa, Matteo stava pensando di lanciare questi corsi rivolti ai ragazzi. Io, avendo 3 bambini a casa, una, la più piccola, era decisamente fuori età all'epoca, gli altri 2, Katrina faceva la prima elementare e l'altra faceva la terza, ero molto interessata a questa cosa perché su me stessa avevo sperimentato l'efficacia delle tecniche. E così al primo corso che è stato fatto nel giugno del, allora aiutami, siamo al 15, del 13, del 2013, ho iscritto tutti e 2. E a parte il fatto che sono tornati a casa, la partecipazione al corso di Matteo è stata una cosa che è entrata nella mitologia familiare, cioè che ancora adesso loro ricordavano con entusiasmo questa settimana così. Ma poi i risultati si sono visti, io ho cercato di far applicare già dall'estate a livello di ciascuno, quindi ricordiamoci che uno era una bambina di prima elementare, e le tecniche, fondamentalmente devo dire quella delle mappe, ho molto insistito sulle mappe, i loci per la memorizzazione delle poesie e l'inglese, sì, e queste 3 cose. E i risultati noi li abbiamo avuti decisamente. Certo, ho mai studiato, mamma ti ho detto che comunque con il metodo di Matteo forse io pretendo, non so, nel senso che lui con 4 cose, lui mi dice magari la lezione e io ho sempre paura, dico ma Alberto, e se il professore ti chiede, e lui dice mamma stai tranquilla, io so. E comunque i risultati io a scuola li ho visti nel senso che comunque con meno tempo, diciamo, i risultati li ho sicuramente visti. Tutte le volte che vado a parlare con il professore, specialmente con il professore di italiano, e lui mi dice che ha una marcia, ha una marcia in più. Io sono molto 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 contenta e grazie Matteo. Grazie. Date una marcia in più ai vostri figli, cioè, voi li date, perché questi sistemi sono sistemi di memorizzazione, tanto, e poi dipende da loro usarli, no?
cioè quando uno ha uno strumento, questo è un bellissimo strumento, perché non devi portartelo in spalle, questo ce l'hai sempre addosso in testa, quindi diciamo è dato di qualcosa veramente eccezionale. E io penso che sia un genitore debba darlo a tutti i figli, perché è una chance in più. È una chance che la cosa, quindi gli date una marcia in più, può applicarla o non applicarla, però gliela verità. Si arrangiano nello studio, si arrangiano. Logicamente fatto il corso non vanno abbandonati, cioè vanno sempre un po' stronati, aiutati e fargli capire che quello che hanno imparato va messo in pratica, che è un'arma potentissima che gli si dà. Ma devono usarla, perché se no come dare un'arma e la serve in per sé, devono usarla. E l'importante è sfruttarla, usarla il più possibile. Poi inizia da solo a sicuramente a divertirsi e quindi a cercare di applicarlo all'inizio in alcune materie, tipo Gio ha fatto geografia astronomica, storia, è andato tranquillo e poi un po' alla volta ha cercato di estendere la metodologia anche ad altre materie. Noi abbiamo notato che all'inizio aveva bisogno di qualche stimolo, qualche input, ma poi lo faceva da solo, si divertiva a farlo perché notava i miglioramenti. Questo corso perché sapevo un po' le tecniche, però volevo, visto che mio figlio faceva le scuole medie, volevo che velocizzasse proprio lo studio, e quindi ho portato tutti e due anche il piccolino che aveva solo 10 anni, ed è stato molto utile. Soprattutto quando siamo tornati a casa, la cosa che lui ha visto immediatamente è stata una velocizzazione del processo di studio, quindi se prima impiegava un'ora, poi impiegava 20 minuti, mezz'ora massimo, e soprattutto il fatto che aveva un metodo, come hai detto tu prima, e che questo metodo gli permetteva in tutte le materie orali di poter sintetizzare meglio i concetti, ricordarseli per un tempo molto più lungo rispetto a prima e soprattutto accelerare. E questo gli ha permesso anche di ottenere ottimi voti, perché poi praticamente in tutte le materie orali poi ha avuto sempre 9, cosa che prima non aveva. Quindi diciamo oltre al godimento di riuscire ad avere più tempo per se stessi, aveva avuto anche poi il risultato. Certo. E quindi anche concretamente riconosciuto il fatto che lui applicava queste cose, un riconoscimento concreto da parte di professori anche differenti poi. Questo diciamo è la cosa più interessante.